stata la decisione diretta di venire qui a parlare in questo momento, metterci la faccia anche a nome del gruppo? Penso che è giusto venire a parlare sia quando vinci che quando perdi. È una decisione globale da parte mia, della squadra, della società. Quindi non penso che perché non vengono tre risultati non si debba venire a parlare e dire comunque quello che si pensa. Ecco, nello spogliatoio qui ti sei fatto un'analisi, sentivo che dicevi quel senso di frenesia nel cercare di recuperare il risultato. C'è stato anche un po' un approccio sbagliato a livello mentale, visto il gol a freddo. No, non penso, perché comunque il gol è venuto in una situazione abbastanza fortuita. È normale che una squadra come il Cagliari, che gioca con solo contropiedisti, nel momento in cui riesce ad andare in vantaggio con la Fiorentina, si rinchiude dietro sapendo che magari la Fiorentina qualcosa in contropiede concede. Siamo stati un po' frenetici e sicuramente non siamo riusciti a trovare quella velocità di gioco che caratterizza la nostra squadra. Però la squadra alla fine, fino all'ultimo, ci ha provato perché ci credeva. Poi il terzo gol, quando arriva così alla fine, perché ovviamente ulteriormente ti sbilanci in avanti e lasci un pochino la difesa scoperta. Però i ragazzi fino alla fine ci hanno messo tutto per poter riguardare il risultato, perché non è il momento, cioè non è questa la Fiorentina che tutti vogliamo e che tutti sappiamo essere una grande squadra. Ecco, Manuel, mi siete parlati come coach a caldo, no, per capire come mai la Fiorentina che in Europa fa così bene, sulle tre sconfitte, sono due Fiorentine diverse per campionato d'Europa. C'è grande amarezza perché, come ti ho detto prima, nel momento in cui vengono questi risultati, nelle ultime partite di campionato hai perso col Verona in casa, hai perso 3 gol a Napoli, è normale che un po' di magone ce l'hai dentro, perché non è questa la Fiorentina che tutti si aspettano e che anche noi là dentro lo spogliatoio vogliamo, perché comunque è una squadra che dà sempre tutto e ultimamente non riesce ad raggiungere determinati risultati. Però anche nelle passate stagioni abbiamo faticato. Primo anno a gennaio, secondo anno o febbraio-marzo abbiamo comunque ottenuto dei pochissimi risultati. Soltanto rimanendo uniti e rimando tutta la stessa parte riusciamo a venirne fuori. Senti, conosci molto bene il mondo dei social network, sai che c'è anche molta frenesia, però i tifosi, alcuni chiedono anche che la squadra vada in ritiro. Secondo te, tu che conosci molto bene certi tipi di cose, servono che poi in realtà siete sempre in ritiro, visto quanto giocate? Hai detto bene te, praticamente siamo perennemente in ritiro, perché comunque domani ci alleneremo qua a Firenze e poi martedì ripartiamo per Torino un'altra volta. Quindi penso che se ci fossero, se in base, cioè se i risultati venissero in base ai ritiri, penso che dal Parma alla Juventus tutte le squadre andrebbero in ritiro tutto l'anno. Quindi non penso sia questa la soluzione.